posto a settentrione della provincia di Frosinone, il territorio del comune di Anagni occupa tutta l'area pianeggiante, mentre il centro storico è posto sopra una collina tufacea a ridosso delle propaggini collinari dei Monti Ernici. Il nome dell'antica Anagnia ha la sua radice nelle lingue italiche. Secondo le leggende diffuse nell'età moderna e fino all'Ottocento, Anagni avrebbe avuto i natali da Saturno, quando ospite nel Lazio fondò 5 città: Alatri, Anagni, Aquino, Arpino, Atina. Storicamente i primi abitanti di Anagni furono gli Ernici, una delle tante popolazioni italiche che occupava l'area montana fra Anagni e Veroli. Anagni era la città santa della Confederazione Ernica, prerogativa che conservò a lungo. L'invasione volsca portò a una duratura alleanza tra Ernici e Romani. Successivamente i primi, sensibili al richiamo italico, si allearono con i Sanniti. Nell'anno 306 a.C., Anagni, sconfitta dai Romani, perse l'indipendenza e la sua rovina fu anche il segno manifesto della decadenza ernica. I Romani si insediarono nel territorio e la città divenne un'appendice dell'urbe. Anagni mantenne tuttavia il carattere sacro ben descritto da una lettera di Marco Aurelio all'amico Frontone. Ovunque lungo l'arteria principale, templi ed edicole sacre si innalzavano in onore degli dei. Con l'egemonia romana anche la città si trasformò. Di questi secoli rimangono consistenti tracce, i cosiddetti arcazzi, la cinta muraria, ville rustiche, epigrafi, resti di santuari, tratti dell'antica Via Latina e terme. Si ha altresì notizia di alcuni personaggi della Roma minore originari di Anagni, come Evodio, liberto di Marco Aurelio e precettore di Caracalla, e come Marcia, amante di Commodo e ideatrice della congiura contro lo stesso imperatore. Il passaggio dal periodo romano all'alto medioevo è scarsamente documentato. Si è certi comunque della presenza di una comunità cristiana nell'area della città, anche se in una zona a valle. La rinascita dell'anno 1000 e la riforma della chiesa fanno da sfondo a una forte rinascita locale legata al ruolo del vescovo, in particolare del monaco benedettino Pietro di Salerno, diventato vescovo di Anagni. Appartenente al gruppo dei riformatori gregoriani, riordinò la diocesi, avviò il restauro degli edifici della città e dette inizio alla più importante vicenda del tempo, la costruzione di un nuovo edificio religioso al vertice dell'Acropoli, l'attuale cattedrale di Santa Maria. L'edificio, consacrato nel 1104, divenne il centro della città, della vita religiosa e della vita sociale. Nei secoli dopo il 1000, pur conservando l'assetto generale della città romana, il patrimonio edilizio di Anagni venne rinnovato con la costruzione di altri edifici sacri e di palazzi civili. Con il XII secolo, la città ernica divenne uno dei luoghi di residenza dei papi itineranti, Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII. In Anagni i papi trovavano non solo rifugio, ma anche l'appoggio e la sicurezza necessari per condurre avanti lo scontro con l'impero. La residenza anagnina dei papi, quali fuggivano da Roma in estate a causa della malaria imperante alle porte della città eterna e per l'insicurezza stessa della città, continuò per tutto il 200 ed ebbe come corollario finale la permanenza di Bonifacio VIII, l'ultimo dei cosiddetti papi anagnini. Benedetto Caetani, assurto al trono pontificio dopo Celestino V con il nome di Bonifacio VIII, è considerato uno dei principali protagonisti del periodo di decadenza del Medioevo. Appartenente a una famiglia che si era progressivamente radicata nel Lazio meridionale, il cui dominio, con l'assunzione al cardinalato e al pontificato di Benedetto, si estese in poco tempo a macchia d'olio, può a ragione essere considerato un personaggio di notevoli qualità. Canonista importante, grande uomo di chiesa e politico, operò per ristabilire l'autonomia del pontefice, compromessa dalla sudditanza di Celestino V agli Angioini, e soprattutto per ripristinare l'assoluta autorità della chiesa.
Il conflitto con il rappresentante dell'emergente Stato Regio e Nazionale, il re di Francia Filippo il Bello, e l'alleanza di costui con i baroni portò al cosiddetto schiaffo da Nanni, ovvero l'aggressione e la cattura di Bonifacio VIII da parte delle forze a lui avverse. Le conseguenze dell'episodio furono gravi sia per il papato, che fu costretto all'esilio avignonese, sia per Anagni, la città che si era giovata della residenza quasi costante della corte papale, vide decadere i traffici che si sviluppavano attorno alla curia. La rinascita venne determinata dalla posizione strategica di Anagni lungo la Via Latina, all'attuale Casilina, e il possesso di un territorio ferace e molto esteso fece della città ernica uno dei punti chiave del territorio a sud di Roma. Oggi, paese che vai, accende i riflettori su Anagni. Ci troviamo nel cuore della ciociaria. Anagni è conosciuta come la città dei papi, ma anche come la città sacra. Scopriremo il perché, ma come di consueto, andiamo a cercare Sergio Cesarini. Sippina è un luogo sacro e qua probabilmente si riunivano i capi religiosi, i capi proprio degli ernici. Perché sacra? Ma come è avvenuto anche in altre zone sacre? Mi viene in mente l'area etrusca, mi viene in mente Tarquinia, l'altra capitale, quella degli Etruschi, dove probabilmente, secondo alcuni studi, si riunivano anche lì i capi della Confederazione. Ma che cosa c'era qua tanti anni fa e cosa c'è ancora oggi? Anche qui tantissima acqua. Abbiamo visto che anche le zone circostanti sono ricche di acqua. E proprio qua dove mi trovo, in quest'area, ci sono delle mura bellissime che sono ancora visibili, in parte sotterrate, ma qualcosa ancora si intravede, perché proprio qua sopra hanno poi costruito altre strutture, proprio in un luogo sacro, un luogo ricco di energia. E molto lo sapevano gli ernici, sapevano tanto di energia, tant'è vero che anche i guerrieri a volte erano scalzi proprio per poter prendere questa energia dalla terra e averla all'interno, avere più energia. Forse sapevano molto più di noi, ma anche coloro che qua sono stati successivamente, perfino i templari, pensate, erano molto presenti in queste zone ricche di energia. Ma il viaggio di oggi prosegue, oltre che nell'energia, anche in un posto bellissimo. Saremo ospiti di un locale particolare dove gli antichi cibi di una volta rivivono attraverso delle pietanze che un grande chef fa assaporare ai suoi ospiti, ed è un luogo molto particolare, un luogo nel cuore di Anagni, dove noi vedremo non solo i vecchi piatti della tradizione, ma anche qualcosa di che si usa anche per le feste di oggi. Mi riferisco al pan pepato, mi riferisco alle ciambelline al vino, a tanti prodotti dell'enogastronomia di Anagni. Edificio rilevante qui ad Anagni, il Palazzo Comunale, ideato e creato esclusivamente per essere comune. Sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, io sono onorato di ospitarvi nella nostra bella Anagni. Chiaramente permettetemi di essere un po' campanilista, la considero una delle perle, diciamo, d'Italia, in quanto siamo fortunati ed onorati ad aver ereditato una città così bella. Bella perché viene da un periodo storico fondamentale, il Medioevo, in particolare l'epopea papale. Anagni ha dato i natali a 4 papi e è chiaramente famosa anche nel mondo per il famoso episodio dello schiaffo di Bonifacio VIII. Ecco, lo schiaffo di Bonifacio VIII, vogliamo spiegare di cosa tratta? In sintesi, me lo disse il mio professore di diritto ecclesiastico, da lì cambiò la storia del mondo. Non voglio essere presuntuoso, però per la prima volta nella storia dell'umanità il potere spirituale, che era
un potere assoluto, ma quello temporale venne messo in, perlomeno in contestazione dal potere temporale di Filippo IV il Bello, re di Francia. Ecco, da lì iniziò l'era moderna, quando diciamo si sostituì questo potere temporale man mano al potere spirituale, al potere temporale. E quindi possiamo dire che l'era moderna iniziò qui ad Anagni. Iniziò ad Anagni. Ad Anagni ci sono stati tanti eventi, ne dico uno anche di carattere diciamo storico, religioso: la canonizzazione di Chiara d'Assisi. Quindi tutti questi eventi, grazie chiaramente alla presenza in quel caso sempre di papi, perché Adriano IV, Innocenzo III, Gregorio IX e quindi, come ho citato, Bonifacio VIII, questo che cosa ha permesso? Ha permesso ad Anagni di avere anche monumenti, edifici storici molto importanti e ben conservati tuttora. Per citare diciamo il fiore all'occhiello, la cripta che è considerata la Cappella Sistina del 200, una cripta completamente affrescata con dei cicli pittorici del Nuovo e del Vecchio Testamento, e c'è anche una parte, chiamiamola naturalistica, dove c'è l'incontro diciamo della chimica, della biologia, una cosa molto avanguardistica pensando che sia stata dipinta nel 1200. Ecco, però noi adesso ci troviamo all'interno del Palazzo Comunale. Anche questo edificio ha un'importanza di cui è necessario parlare. Perché? Allora, per due aspetti. Uno prettamente diciamo architettonico, ma uno anche storiografico, diciamo storico. Architettonico perché è stato progettato dall'architetto Jacopo che veniva da Iseo, e proprio per essere casa comunale, che è una tradizione che mentre al nord era normale, nel centro-sud d'Italia tutte le case comunali erano edifici gentilizi adibiti successivamente a comune. Invece Anagni in questo caso è proprio stato progettato per essere sin da subito comune, e l'importanza, ripeto, di questa progettazione che ha permesso la costruzione di questa magnifica sala della ragione, importante sia perché si amministrava diciamo la vita cittadina, ma anche la giustizia, era sede di tribunale, quello che oggi diremmo tribunale della città. Poi Anagni è sempre stata importante perché è stata baricentrica rispetto a tutta la comunità, ma questo sin dal tempo degli Ernici, quindi prima dei Romani, e anche diciamo successivamente grazie all'epopea papale è stato sempre un punto di riferimento. Posso dire una cosa, ma questo proprio come parentesi anche simpatica, ad Anagni è successo anche un altro evento importante. Jacopo d'Iseo era uno dei legati che venivano dalla Lombardia per quello che possiamo dire è stato l'inizio della famosa Lega Lombarda, perché tutti pensano che la Lega Lombarda sia un qualcosa, e anche diciamo politicamente l'hanno attribuita a qualcosa di caratterizzato al nord, invece no, nacque qui perché vennero questa delegazione al cospetto di Papa Adriano IV, e praticamente da lì iniziò quel percorso che portò fino alla scomunica di Federico Barbarossa. E quindi la Lega Lombarda centro Italia. Sì, infatti faccio una battuta chiaramente che farà sorridere: quando magari tanti anni fa ci consideravano cosiddetto terroni, forse non avevano ben studiato la storia di Anagni. E questo ci ha spinto sin dall'inizio del nostro mandato amministrativo ad avere diciamo come obiettivo il miglioramento dell'accoglienza soprattutto di questa città. Quindi abbiamo puntato sulle infrastrutture, abbiamo puntato soprattutto sulla cultura e sugli eventi culturali, e questo ha dato dei frutti perché in quattro anni sono letteralmente raddoppiate le presenze turistiche nella nostra città. E la cosa che questa è stata una sorta di preparazione per un evento che speriamo di poterlo, come dire, vivere in prima persona. Nel 2025 ci sarà il Giubileo, un evento che ricordiamo, il primo Giubileo della storia è avvenuto ad Anagni nel 1300 ad opera di Bonifacio VIII. Quindi ecco, questa attività diciamo amministrativa ruota tutto intorno a quelle che è stata la tradizione, soprattutto la ricchezza storica che abbiamo avuto fortunatamente in eredità. Vi do il benvenuto ad Anagni, invitando chiaramente tutti i telespettatori a venire poi fisicamente, oltre a vederlo chiaramente in trasmissione. Anagni è una città che offre molto, sia dal punto di vista storico, culturale, ma anche naturalistico, perché abbiamo delle contrade molto accoglienti, ci sono molti bed and breakfast, ci sono molte attività anche di ricettività, che quindi permettono di vivere la città a 360 gradi. Thank you.
assessore, ci troviamo nella Sala della Ragione all'interno del comune di Anagni. Come mai si chiama Sala della Ragione? Allora, innanzitutto ci troviamo nel Palazzo Jacopo d'Aiseo. Jacopo d'Aiseo era un delegato lombardo che venne tra il 1100 e il 1159-1163, che è la data appunto di costruzione del palazzo, venne da Brescia a chiedere l'ausilio di Papa Adriano IV contro le minacce di Federico Barbarossa. E la sala si chiama Sala della Ragione perché prima della politica in questa sala veniva amministrata anche la giustizia. Quindi era un tribunale? Anche un tribunale ai tempi del podestà. Ecco, facciamo un passetto in avanti, andiamo ai giorni d'oggi. Cosa offre Anagni ai visitatori? Anagni, diciamo che la nostra amministrazione si è sforzata molto, ha cercato di investire sul turismo, cercando di portare la città a quello che in realtà merita. Negli anni 70 la città è stata investita da un grande sviluppo economico, industriale, tradendo un pochino quello che invece sarebbe la naturale vocazione. La nostra amministrazione ha investito molto sul turismo e in effetti i numeri ci danno ragione. La parte alta è la parte tipicamente medievale, con la location che è Piazza Innocenzo III, che è diventato il salotto della sciocceria. Scendendo quello che noi un po' campanilisticamente abbiamo ribattezzato il chilometro più bello d'Italia, ci troviamo appunto nella zona del Palazzo Comunale, più avanti Piazza Cavour, per scendere poi fino a quella che tra poco inaugureremo come Casa della Cultura, che è Palazzo Bacchetti, fino a Porta Cerere, dove tra pochi mesi inaugureremo il Museo Ernico, e insomma sarà un'altra grande opera che la città aspetta da tantissimo tempo. Per quanto riguarda invece gli eventi? Allora, per quanto riguarda invece gli eventi, abbiamo degli eventi, come dire, istituzionalizzati, come per esempio il Festival del Teatro Medievale Rinascimentale, l'anno scorso alla 29ª edizione, quest'anno stiamo già lavorando alla 30ª edizione, uno dei festival teatrali estivi più importanti d'Europa. Abbiamo il Festival Jazz, anche quello va avanti da già da qualche anno ed è diventato palcoscenico delle performance dei migliori jazzisti italiani e internazionali. Abbiamo, ci siamo inventati un evento che è andato molto bene sin dalla prima edizione, che si chiama Cultura in Corso, proprio perché avviene da Porta Santa Maria a Porta Cerere, quindi lungo tutto il corso, dove nelle prime due settimane di luglio oltre 100 artisti suonano e espongono, mostrano tutte le loro arti. Insomma, è un evento che devo dire è stato molto partecipato e che ci ha dato molta soddisfazione. Ecco, Anagni è turismo sostenibile, è un binomio possibile? È possibile, abbiamo visto che è possibile, i numeri sono dalla nostra parte, chiaramente abbiamo investito molto in promozione e questo ha fatto in modo che la città già dal 2018 ha dato come una sferzata positiva all'impulso turistico. Chiaramente con la pandemia ci aspettavamo tutti quanti che ci fosse un calo di turisti, invece probabilmente grazie al turismo di prossimità, quindi con i visitatori che preferivano visitare i piccoli borghi piuttosto che le grandi città, c'è stata un'impennata di presenze. Presenze che sono leggermente in calo quest'anno, quindi con la riapertura del turismo di massa, ma devo dire, insomma, i numeri, il trend è nettamente positivo. Chiaramente Anagni è un posto dove si mangia benissimo dappertutto, c'è una cultura enogastronomica importante, c'è una cultura monumentale importante, c'è un patrimonio culturale di tutto rispetto, e quindi abbiamo iniziato un lavoro che è molto lungo, ma siamo sicuramente sulla strada giusta. Abbiamo raggiunto Palazzo Bonifacio VIII qui ad Anagni e adesso scopriremo cosa si cela, qual è il mistero che si cela in questo schiaffo, lo schiaffo di Anagni. Sì, grazie intanto di essere qua, siete graditissimi ospiti.
Siamo appunto nel palazzo di Bonifacio VIII e questa è la sala dello scacchiere, appunto tradizionalmente detta dello schiaffo, proprio perché l'oltraggio che venne apportato dai soldati francesi guidati da Charles Colonna a Bonifacio VIII, la tradizione la colloca all'interno di questo edificio e di questa sala in particolare. E quindi questo schiaffo avvenne proprio qui in questa sala, ma fu uno schiaffo fisico, uno schiaffo morale? Si parla di un arresto del Papa. Naturalmente, diciamo, lo schiaffo è raccontato da diverse fonti e in diversi modi, e è difficile dare una definizione precisa da questo punto di vista, ma è sicuramente un oltraggio morale, perché chiaramente il Papa, che più aveva provato ad affermare la sua statura, la sua importanza anche da un punto di vista politico, invece viene frenato dall'espansione francese e dall'influenza che questo esercita su tutta la penisola italiana fondamentalmente. Dall'altro lato, appunto, la tradizione vuole che Charles Colonna abbia dato uno schiaffo fisico, ecco, al pontefice. L'unico risultato è che comunque lo schiaffo all'Italia in generale è arrivato, perché poi subito dopo, essenzialmente, a parte il Papa, morì un mese dopo l'oltraggio, ma poi a breve venne trasferita proprio la sede pontificia, lasciando Roma in favore d'Avignone, quindi a testimonianza ulteriore di questa influenza francese. Ecco, chi era Bonifacio VIII e che importanza ebbe qui ad Anagni? Beh, Bonifacio VIII è uno dei quattro papi d'Anagni, molto importanti tutti quanti, pensate pure solo a Innocenzo III, che era anagnino anche lui, e Bonifacio è un papa che ha segnato la storia in maniera importante, l'ha segnata sia la storia terrena sia quella religiosa, diciamo. Dei fatti terreni sicuramente si è occupato anche per l'affermazione, diciamo, della figura del pontefice come carica politica anche, e però dall'altro lato ha avuto anche dei meriti storici, per esempio l'istituzione del Giubileo. Ecco, questo palazzo quando fu edificato e da chi? Il palazzo nasce appunto come casa medievale, casa Turrita appunto, e poi viene ampliato come dimora mirabile appunto, e quindi è un palazzo medievale ovviamente. Qui siamo proprio nella parte più antica dell'edificio, nella parte, un edificio che poi è andato crescendo nel corso dei secoli, anche perché poi nel Settecento, quando viene acquisito dall'ordine delle suore cistercensi della Carità, che ancora lo abitano, e nella parte appunto settecentesca viene ulteriormente ampliato e riadattato alle nuove esigenze. Oggi appunto si è trovato questo equilibrio tra le varie funzioni di museo, monumento, casa, e quindi riesce ad assolvere diverse funzioni nello stesso spazio. Ecco, quante sale contiene e quali sono i suoi tesori al suo interno? Diciamo che una delle cose, diciamo, a parte la sala dello schiaffo, ovviamente la sala dello schiaffo, dove ci troviamo adesso, ora, che è caratterizzata dagli affreschi, qui ne vedete una parte alle mie spalle, ma le scacchiere sono appunto di fronte. Poi c'è la bellissima sala delle oche, che è stupenda per la composizione, per la rappresentanza, per la ricchezza. Tra l'altro non sono solo oche, sono 12 tipologie di volatili differenti, e appunto una sorta di catalogo a muro fondamentalmente degli uccelli che vivevano in questa zona e nei laghi che precedentemente c'erano. C'è la sala del Giubileo, c'è la bella veduta dalla loggetta, c'è appunto le sale del piano inferiore, quelle legate più alla storia recente dell'edificio, ma e poi il palazzo si è incastonato nel centro storico ad Anagni, che di per sé è un capolavoro appunto, ed è bellissimo sia a livello architettonico, e mantiene anche un'urbanistica abbastanza significativa. Ecco, questa è la sala del Giubileo, qui alle nostre spalle, la statua di Bonifacio VIII, ma non è la statua originale questa? Questa è la riproduzione dell'originale conservata a Firenze, però appunto nel palazzo ci furono tante opere relative alla storia di Bonifacio e del suo tempo,
dei protagonisti della sua epoca, che vennero appunto realizzate in occasione dell'allestimento museale, poi recuperate prima in una mostra a Roma e poi trasferite appunto ad Anagni. E questa sala venne dedicata, appunto, venne intitolata al Giubileo, perché l'atto chiaramente di istituzione del Giubileo del 1300, il luogo della evoluzione, primo Giubileo. Il primo Giubileo della storia, appunto, che è un'evoluzione della perdonanza fatta da Celestino V, di cui si ha tra l'altro una testa appunto rappresentativa originale, appunto, anche in questa stanza, ma anche si è dato spazio agli altri protagonisti dell'epoca, dall'Angio fino ad altri i regnanti e potenti del periodo. E da qui, tra l'altro, la stanza è anche piuttosto grande, c'ha una vetrata, delle finestre amplissime che danno idea, molto panoramica, che dà idea dell'ampiezza del territorio e ci fa immaginare ancora oggi quelle che erano la suddivisione tra le varie proprietà delle varie grandi famiglie dell'epoca, appunto i Chetani, i Colonna, e come queste si potevano confrontare sul territorio. All'interno della collezione c'è anche una mappa che riproduce proprio i possedimenti di tutte queste famiglie. Per chi ci sta guardando da casa, ricordiamo quando è possibile venire a visitare il museo qui ad Anagni. Guarda, il museo è visitabile tutti i giorni, è aperto ogni giorno, è aperto appunto quindi dal lunedì alla domenica dalle 10 fino alle 19, l'ultimo ingresso è intorno alle 18:30, si può fare il biglietto, che tra l'altro costa pochissimo, 5 euro, e direttamente qua in sede, oppure online dal sito ufficiale del museo su archeares.it, Palazzo Bonifacio VIII. E quindi l'audioguida è sempre inclusa, in maniera tale che tutti possano avere coscienza, diciamo, di quello che vedono, perché l'aspetto didattico l'abbiamo sempre messo come rilevante, perché uno possa comprendere quello che visita. Ecco. Quindi dico, il museo è aperto tutti i giorni, appunto, ed è sempre vivo, anche perché appunto grazie alle suore cistercensi della Carità, alla Madre Superiora Patrizia Piva, e riesce appunto a mantenere questa vivacità e questo interesse importante, diciamo che se uno capita ad Anagni essenzialmente non si può mancare. Ci troviamo all'interno della sede della Proloco di Anagni. E la Proloco di Anagni è collocata in questo edificio, che è il risultato di un smembramento dovuto a un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. È un bombardamento che è avvenuto il 19 marzo del 1944. Questo era compreso in un edificio molto più grande, e di tutto questo edificio è rimasto in piedi soltanto questo edificio. È di proprietà del Comune, che lo ha concesso alla nostra associazione. La nostra associazione, che è stata fondata alla fine degli anni 60, dopo un periodo che ha funzionato, questa Proloco fu commissariata e praticamente non svolse più il compito per cui era nata, e diciamo che è rinata soltanto alla fine degli anni 80, e da allora praticamente questo Proloco svolge nell'ambito della nostra città diversi ruoli, uno dei più importanti è quello di essere un ufficio turistico, quindi di dare un supporto ai tanti turisti che vengono a visitare la nostra città. Naturalmente la nostra associazione si occupa non solo di turismo e di ufficio turistico, ma si occupa anche di collaborare con l'assessorato alla cultura per gli eventi che si svolgono nella nostra città. L'evento principe, l'evento più importante della nostra città è naturalmente il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale.
Siamo giunti, credo adesso siamo quasi alla 30ª edizione, è una manifestazione che si svolge attualmente alla fine di agosto, praticamente a concludere le festività dedicate al Santo Patrono San Magno. È un festival a livello sicuramente nazionale, sono stati ospitati in questo nostro festival attori di grosso calibro, quali sono stati Albertazzi, Gabriele Lavia, Peppe Pampieri e tanti altri, Bert Müller e così via. Sicuramente è la manifestazione più importante. Ci troviamo all'interno di una delle dimore storiche del Lazio, qui ad Anagni, casa Barnekow. Ci racconti la storia di questa casa? Allora, volentieri. Dunque, questa casa risale al Medioevo, esattamente al 1250. È particolare perché ha in facciata il profferlo, ovvero questa scalinata coperta, che è abbastanza comune anche nel Viterbese. Questa in particolare è interessante perché è monumentale. La storia particolare di casa Barnekow però inizia col barone Alberto Barnekow. Ecco, chi era? Alberto Barnekow è un barone svedese, nato in Svezia nel 1820, cresciuto in un ambiente amante dell'arte e della pittura. Tanto lui diventa un valente pittore. Lui è anche ufficiale degli Ussari e viene mandato dal re Oscar I a Roma per copiare gli affreschi di Raffaello, soprattutto il Trionfo di Galatea, che sta alla Farnesina. A Roma, naturalmente, frequenta un gruppo di pittori svedesi che faceva parte della scuola di Cristina di Svezia. Cristina di Svezia l'aveva fondata nel 600. Questa scuola studia anche e soprattutto l'alchimia, ed è qui che lui viene introdotto in questa scienza. A Roma conosce, naturalmente, essendo un pittore, una splendida modella anagnina, Carolina Scienzi, che sposa, 14enne lei,
e seguirà dopo ad Anagni nel 1860, dove comprerà casa Barnekow, quella che però naturalmente prima era casa Gigli. Compra casa Barnekow nel 1860 e nel 1861 ha un'esperienza importante. Cioè lui, luterano, ufficiale del Jus, svedese, vede l'Immacolata Concezione. La Madonna gli rivela 10 messaggi che lui riporta in una lapide in 4 lingue diverse: svedese antico, italiano, latino e francese. E il motivo della scelta della lingua è importante per il contenuto dei messaggi, cioè i messaggi che non debbono essere capiti lui li riporta in svedese antico. Siamo nel 1861, Anagni ancora nello stato pontificio, non può lui esprimere in modo palese alcuni concetti che la Madonna gli rivela. In sostanza, il concetto principe di tutto il messaggio è che la grazia di Dio non si compra e non si vende, si ha perdono divino fin dalla nascita. Questo nel mondo cattolico è un problema, perché chiaramente c'è sempre l'intermediazione della Chiesa nel rapporto con Dio. Nella città dei papi, qui Anagni è chiamata così la città dei papi perché sì, diede i natali a quattro papi. Come si trovò Barnekow? Male, nel senso che chiaramente un personaggio del genere che dice di avere rapporti diretti con la divinità e quindi scavalca il potere ecclesiastico, oltretutto lui ha anche un ruolo politico, nel senso che aveva diciamo così, collaborato con la Repubblica Romana, quindi insomma è un personaggio molto molto scomodo. Racconta appunto queste sue esperienze, fa questi affreschi molto particolari con vari simboli, diciamo così, dove racconta le sue esperienze mistiche, esoteriche, e chiaramente viene considerato un matto. Tutti gli storici anagnini lo descrivono come un personaggio bislacco che fa cose bislacche. Questa sua... Racconti qualche aneddoto. Per esempio, lui amava andare in cattedrale in divisa da Ussaro. Divisa da Ussaro inventata da lui, che aveva disegnato lui. Lui ha disegnato, e questo lo dico perché ho avuto la fortuna di vedere alcuni acquerelli fatti da lui, aveva dipinto le divise di una sua ideale corte. Quindi allora andava appunto in chiesa di Sito Russo, amava sparare in un cortile che aveva qui vicino, diceva appunto di aver visto l'Immacolata Concezione e non solo, raccontava anche di aver avuto un'esperienza lui, persona mistica, per cui lui stesso era riuscito in qualche modo ad avere un rapporto diretto con la divinità. Tutto questo, tutte queste esperienze, lui le racconta attraverso i simboli alchemici. Ecco che torna l'educazione alchemica, ovvero con delle frasi prese dai libri alchemici, quelli fondamentali, Corpus Hermeticum per esempio, che sono assolutamente indecifrabili per chi non conosce alchimia, e le immagini che sono tratte da libri come il Mutus Liber, che sono immagini che rappresentano l'alchimia, dei simboli alchemici, oppure diciamo simboli da lui creati. Ecco, quindi un personaggio del genere, il parroco di Sant'Andrea, che è la chiesa che si trova di fronte a casa Barnekow, diceva che Alberto Barnekow luteranizzava, perché ogni tanto diciamo, dava in escandescenze per vari motivi, insomma. Quindi non era un personaggio molto, molto bislacco, strano. Ecco, c'è una storia molto interessante. Pare che qui all'interno di casa Barnekow venne in visita anche Dante Alighieri. Più che in visita, diciamo, la tradizione
racconta e fu ospitato. Allora, innanzitutto, appunto, il fatto che Dante sia venuto da Aragni, che è una cosa molto controversa, a trovare appunto Papa Bonifacio VIII per avere da lui un aiuto per ritornare a Firenze, nonostante che insomma lui non avesse una grossa considerazione di Papa Bonifacio VIII. E venendo da Aragni, appunto, si racconta che fu ospite in questa casa. Ci sono alcune, diciamo, ragioni perché sia nata questa tradizione. Casalbarneo apparteneva a questa famiglia Gigli, che bene o male era una delle famiglie nobili un po' diciamo in lotta con il Vaticano, ed era una delle poche dimore importanti di famiglie, diciamo, contrarie un po' allo Stato Pontificio. Quindi ecco, questa è una ragione. Un'altra ragione è il legame Dante-alchimia. Dante praticamente racconta nella Divina Commedia una trasformazione alchemica dall'inferno al paradiso, dal piombo all'oro, quindi questa trasformazione alchemica. Ecco perché Casalbarneo si prestava a questa ospitalità di Dante. Allora, quindi Alberto Barnikoff nel 1861-60 compra questa casa, vive in questa casa fino al 1889, anno in cui muore. Cinque anni prima gli è morta la moglie, questa bellissima Carolina Scienzi, e lui per l'occasione aveva fatto costruire una tomba monumentale. Quando viene sepolto, naturalmente, quando muore, viene sepolto anche lui in quella tomba. E però la situazione economica della famiglia è disastrosa, perché purtroppo in Svezia l'amministratore si era venduto praticamente tutto, quindi non hanno bisogno di soldi e vendono la tomba. I due corpi verranno messi in una fossa comune. Qualche anno dopo, poi il comune con lo Stato svedese cercheranno di riesumare i corpi, ma non si troverà più niente. Quindi Alberto Barnikoff non sappiamo dove sta. All'interno di casa Barnikoff un'opera d'arte romana. Si tratta di uno stucco. Sì, questo è uno stucco romano originale, quindi molto particolare come opera d'arte, è grande, questo è un fatto abbastanza unico, nel senso che gli stucchi normalmente sono delle formelle piccole o quadrato rettangolare, una cosa così grande, tonda, è piuttosto rara, erano molto costosi, quindi stavano in ville di persone molto agiate o addirittura in ville imperiali. Una cosa di questo genere, diciamo con certezza, proviene da Villa Magna. Villa Magna è una villa imperiale che si trova fra Aragna e Mororo. È una villa molto molto estesa, una delle più grandi d'Italia. Ha dato, diciamo, origine a vari musei nel mondo, sono state asportate moltissime opere d'arte. Purtroppo è privata e scavata solo in parte. Fatto sta, comunque, quindi probabilmente, quasi certamente, quest'opera viene da lì. Cosa racconta? Racconta la gigantomachia, cioè i giganti cercano di assaltare l'Olimpo. Naturalmente gli dèi sconfiggono i giganti e c'è un corteo trionfale di tutte le divinità. La caratteristica è il pregio artistico di quest'opera. Come vedete è un'opera d'arte assoluta. Le muscolature, le masse, i movimenti, le vesti, è veramente un'opera d'arte eccezionale. È possibile visitare casa Barnikoff? Allora, casa Barnikoff è aperta tutti i weekend, mattina e pomeriggio, e si occupa di casa Barnikoff un gruppo di volontari, e quindi insomma la disponibilità è anche in base alle persone chiaramente che operano qui. Per tutte comunque le attività che si svolgono a casa Barnikoff abbiamo una pagina Facebook che aggiorniamo continuamente, da cui è possibile avere delle informazioni.
Sono numerosi anche gli eventi che organizzate. Sì, effettivamente oltre alla parte prettamente museale ci sono tanti eventi durante il weekend, il sabato, la domenica, e soprattutto sono eventi incentrati sulla cultura. Cultura ad ampio raggio, perché organizziamo presentazioni di libri, concerti, piccoli spettacoli teatrali, soprattutto avendo un occhio sul territorio, perché comunque la Ciociaria è una terra che ha tantissimi artisti, tantissimi musicisti, pittori, artisti anche di teatro, eccetera, però non ha gli spazi. Non ci sono, cioè ci sono qualche grande teatro, però non ci sono le piccole realtà, quelli che a Roma chiamerei teatri off, non ci sono. E quindi laddove, ecco, uno è un grande nome o è un grande spettacolo, c'è la possibilità. Spettacoli più piccoli, realtà più piccole, non hanno possibilità. E Casa Barnekow vuole essere proprio questo, cioè un luogo di concentrazione culturale, una specie di luogo dove la cultura arriva, però anche parte, perché poi la cosa bella è che in questi eventi gli artisti si incontrano, c'è scambio, c'è conoscenza, e da questi eventi nascono nuovi eventi e nuove idee. E questo, insomma, è una cosa che, ripeto, sul territorio, perché sembra una cosa ovvia in una grande città o in altri territori, però il Ciociaria non esiste. E quindi per noi, insomma, è una grande soddisfazione. E quindi un centro culturale a tutti gli effetti. Quali sono gli eventi che avete in calendario prossimamente? Casa Barnekow ha una piccola rassegna di libri di letteratura contemporanea, e proprio oggi pomeriggio ci sarà la presentazione di un libro dedicato ad Anton Giulio Bragaglia, che è un grosso esponente del teatro, è stato Frosinate, quindi insomma proprio del territorio, con Amedeo Di Sora, che tra l'altro, insomma, anche lui è un attore e regista molto importante sul territorio, e questo proprio perché appunto qui c'è un po' questa fusione fra le arti, quindi la letteratura, il teatro, la musica, eccetera. In via del tutto eccezionale, un'apertura straordinaria solo per noi, ci troviamo all'interno della cripta di San Vito, il più antico luogo di culto di Anagni. Esatto, esatto. Ci troviamo in questo luogo praticamente sempre chiuso al pubblico, infatti ringrazio il parroco Don Bruno che ci ha dato questa occasione, ed è il più antico luogo sacro di Anagni e risale al VI secolo d.C. Naturalmente sorge lì dove sorgeva un tempio pagano, sopra la cripta poi intorno all'anno 1000 fu costruita la chiesa di Sant'Andrea, prima ancora la cattedrale, quindi è l'edificio, la chiesa più antica di Anagni. La caratteristica di questa cripta è che ha avuto varie, come tutti gli edifici monumentali di Anagni, varie fasi costruttive e di restauro. Inizialmente la cripta è stata rimaneggiata più volte. La cripta originale, diciamo, si fermava lì dove sono le colonne in mezzo. Poi questo ampliamento risale al 700 e è stata poco usata come luogo sacro in realtà, veniva più usata come magazzino. Gli ex parroci che si sono avvicendati nella direzione della chiesa hanno sempre usato un po' come magazzino, deposito, è sempre stata un po' trascurata. Purtroppo nelle varie fasi di restauro, l'ultimo che risale alla fine degli anni 80, ha un po' compromesso la visione architettonica del monumento, perché questo piano dove noi stiamo, il capistio, è rialzato rispetto all'originale, quindi ha un po' appesantito lo sviluppo architettonico della chiesa. Comunque fa fatto stare, questo è. Ci vuole raccontare qualche curiosità? Sì, allora questa cappella ha una particolarità, anzi diverse particolarità che la rendono veramente unica: la presenza di tre capitelli e l'inizio di un cunicolo che attraversa tutto il paese.
Allora, intanto i tre capitelli. Sono tre capitelli che appartengono a tre epoche diverse, molto lontane tra di loro. Il primo è italico addirittura, quindi parliamo della Lagni pre-romana, probabilmente sotto influenza etrusca addirittura. Il secondo è romano e il terzo è carolingio, stiamo intorno all'Ottocento più o meno dopo Cristo. Quindi sono tre documenti di come questa chiesa in realtà sia stata più volte rimaneggiata e usata fin dall'inizio usando materiali provenienti da vari edifici. La galleria invece probabilmente era di adduzione di acqua quando al posto di questa cripta, addirittura parliamo di epoche preromane sempre, c'era una cisterna. Oggi è una galleria che percorsa si arriva fino sulla cattedrale. Ci vuole raccontare come mai Anagni si chiama la città quasi vicina alle stelle? Allora, questa è un'espressione che usò Pietro Amélie d'Alet, che era il bibliotecario di Papa Gregorio XI. Quando Papa Gregorio XI ritorna ad Anagni dopo il famoso periodo avignonese, naturalmente tutto il corteo papale arriva, diciamo, nelle vicinanze di Anagni, e Pietro Amélie d'Alet, vedendo la città da lontano, usa questa espressione, quasi vicino alle stelle, per due motivi. Uno geografico, no, che sorge su questa collina in alto, in mezzo a questa pianura. E poi perché è la città sacra, è la città sacra per eccellenza, lo era anche per i romani. Addirittura Marco Aurelio, quando viene ad Anagni in visita, rimane stupito, cioè un imperatore romano come Marco Aurelio per rimanere stupito è veramente importante, per quanti templi, luoghi sacri e santuari stanno ad Anagni. Ai giorni d'oggi possiamo parlare di all'incirca 60 chiese qui ad Anagni. Esatto, esatto, molte chiuse chiaramente, però è così, è vero. Ha avuto sempre, dalla preistoria, questa caratteristica di città sacra. E cosa spinse i pontefici a stanziarsi qui? Allora, i pontefici, quattro sono nati ad Anagni. Prima di loro altri hanno designato Anagni come città sede del pontefice, a parte Roma. I motivi sono essenzialmente che ha questa caratteristica di città sacra, che è una città molto ben difesa, e che appunto c'è un legame fra la città e la spiritualità, la religione, l'aldilà, che è molto molto forte. Voi pensate una cosa, la spiritualità, la religione, la sacralità è legata al territorio. In qualche modo Anagni spigiona, diciamo, un'energia particolare, tanto che i guerrieri ernici combattevano un piede scalzo. Virgilio parla di monosandalo e questo piede scalzo serviva a prendere energia dal sottosuolo. Quindi questa caratteristica di Anagni la fa essere una città unica, ed ecco perché in qualche modo poi diventa città dei papi, a parte le nascite, proprio per questo suo legame con la religione. Per completare un po' il discorso, posso dire anche questo: ad Anagni sono stati i templari. C'era una sede dei templari fatta fare proprio da Papa Bonifacio VIII. Che testimonianze ci hanno? C'è la casa dei templari, esiste in via Dante un edificio che appunto è considerato la casa dei templari, che ha delle testimonianze archeologiche molto interessanti, ha testimonianze della presenza dei templari. Uscendo dalla cripta, su una parete laterale, c'è una croce patente, la classica croce dei templari, incisa su una pietra. I templari usavano, naturalmente era la guardia del Santo Sepolcro quando ci sono stati, portare delle reliquie dal Santo Sepolcro, che potevano essere o dei pezzetti di pietra, ma insomma più facilmente erano dei pezzetti di stoffa o di pietra, cioè, con cui toccavano il Santo Sepolcro, e usavano metterlo murato dentro l'altare. Qui abbiamo una piccola nicchia murata in cui probabilmente c'era un pezzetto di pietra del Santo Sepolcro. Questo altare sarà l'anno 1000,
prima stava una chiesa nell'originale di Sant'Andrea, poi è stato postato questa ultima cripta. Nel cuore di Anagni. Adesso andiamo a scoprire la sua storia. Pensate, Anagni è definita la città dei papi perché diede i natali a quattro papi. Noi ci soffermeremo in particolare sulla figura di Bonifacio VIII, ma pensate, 3000 anni fa Anagni venne definita città sacra. Andiamo a scoprire come mai. Thank you.
Abbiamo raggiunto lo storico locale, il signor Tommaso, grazie per accompagnarci in questo viaggio ad Anagni. Partiamo proprio da qui. Anagni fu definita città sacra, ma fu anche capitale degli Ernici. In che periodo siamo? Ma siamo ormai nei tempi dei, come si dice, nei tempi passati, soprattutto 5º, 4º, 6º secolo avanti Cristo. E qui la zona era abitata da queste popolazioni locali che si chiamano Erniche o Ernici. L'Erna, secondo quello che dicono gli studiosi, dovrebbe essere la pietra. Questa siamo in piena sociaria, poi diremo più avanti che cos'è la sociaria, ma le pietre, perché questa città sociale nel passato furono costruite con queste pietre che noi vediamo dappertutto. Sono delle pietre di sedimentazione calcarea con cui è stata costruita poi successivamente la città. Ecco, gli Ernici si insediano su una collina, siamo a 470 metri sul livello del mare, siamo nella zona della vecchia Acropoli, per cui l'abitazione, l'habitat, diciamo, di questa città è proprio qui vicino, è proprio in questa piazza dove siamo noi, e qui hanno ritrovato le prime capanne più antiche di queste popolazioni antiche. Poi Anagni diventa immediatamente famosa perché le quattro città sociali, Ferentino, Alatri e Veroli, abitate anche quelle dagli Ernici, questo quadrilatero importante, si riunivano qui, per cui qui tenevano le loro adunanze religiose e politiche. Si parla, è Tito Livio che racconta, che gli Ernici si adunavano qui in un cosiddetto circo marittimo, che naturalmente quassù non c'era acqua, per cui è pensabile, anzi hanno ritrovato dei reperti proprio giù lungo la vecchia via Latina, diciamo quella che oggi costeggia l'autostrada del Sole, e lì c'è questo circo marittimo che è stato già individuato dalla sovrintendenza e che deve essere ancora studiato. Ecco, facciamo un salto in avanti. Parliamo di un periodo storico fondamentale per Anagni, il Medioevo. Che cosa accadde? Beh, che cosa accade nel Medioevo? Che i papi scappano da Roma e incominciano ad arrivare in queste cittadine. Non si fermavano solo qui ad Anagni, per essere sinceri, ma giravano, e quindi le cittadine sociali, munite da queste mura, difese, ricche di agricoltura, ricche quindi e comode, servivano a questi papi per scappare da Roma e quindi liberarsi, almeno momentaneamente, da quelle questioni politiche che il Medioevo ci ha insegnato. Ecco. E quindi, stando qui, poi non risiedevano sempre fisse qui, venivano. E quindi quassù poi, venendo periodicamente, sono nati i primi papi di Anagni. Io, a me piace dire che, certo, quando i pontefici stanno qui c'è un entourage di persone, ci sono questi notabili, ci sono quelli che, così come in ogni organizzazione del mondo, politica o religiosa che sia, si insediano, si vanno a conoscere e nascono i primi cardinali. Anagni diede i natali a quattro papi. Quattro papi, sì. Sono nell'ordine Innocenzo III, siamo 1198, poi abbiamo Alessandro IV, cioè Gregorio IX, Alessandro IV e finalmente Bonifacio VIII, che è quello che così viene eletto per la prima volta nel 1294. Ecco, proprio per questo poi viene definita la città dei papi. Vorrei soffermarmi però sulla figura di Bonifacio VIII ed in particolare ad un episodio, lo schiaffo di Anagni. Sì, è la parte centrale della storia di Anagni. E il Papa Bonifacio fu eletto nel 1294, fu eletto quando ancora era vivo, importante, Celestino V, questo Papa, diciamo che qualcuno vuol chiamare del gran rifiuto, e fu eletto in un conclave legittimo a Napoli e quindi successe, diciamo, per la prima volta di trovare due papi regolarmente eletti. Bonifacio VIII era un politico, fu scelto perché era di Anagni,
essere Papa di Anagni significava aver partecipato un po' a tutte le lotte del Medioevo, soprattutto quelle fra l'impero e il papato, parliamo del Barbarossa, parliamo di Federico II, di Manfredi. Tra l'altro devo dire che nel palazzo papale attuale è stato anche tra noi Federico II, che quando morì il padre fu affidato alla custodia, diciamo, dei papi anagnini, quindi fu educato anche non solo alla maniera tedesca e normanna, ma fu educato anche dai, per molto tempo rimase qui, quindi nell'ambiente religioso. Federico II naturalmente è un mattatore, è l'uomo che nella storia era stato chiamato a fare la crociata. Una crociata non era solo liberare il sepolcro del Signore, ma c'erano tante altre cose, diciamo così. Per cui Federico II invece è l'uomo che era per la tolleranza. E lui, così semplificando, a Gerusalemme ci sono gli ebrei che vanno a pregare al muro del pianto. Ci sono i musulmani che guardano la Mecca, si mettono in quella posizione che tutti noi sappiamo e possono tranquillamente fare. Ci sono gli ebrei, ci sono tutte le altre popolazioni, per cui chi vieta ai cristiani di andare al sepolcro del Signore? Ognuno può andare nel suo monumento, ognuno può, come dire, avere i suoi riferimenti religiosi e si vive insieme. Ecco, parliamo delle istituzioni religiose qui ad Anagni. Ad oggi si contano all'incirca 60 chiese. Sì, nel periodo medievale erano molte di più, anche sia quelle urbane che extraurbane. Diciamo che sostanzialmente, se ricordo bene, erano oltre 50. Naturalmente le parrocchie, c'erano quelle maggiori, e c'è questa cattedrale in questa qui alle nostre spalle, che è un gioiello, è un unicum. Questa è una cattedrale famosa, è una cattedrale, diciamo, che nasce nel 1070, quindi abbastanza presto nella storia della nostra città. Prima c'era una vecchia chiesa paleocristiana, più angusta, più piccola, e poi successivamente invece la città vive, la città poggia su un territorio di 11.000 ettari circa di terra. Era molto ricca, per cui su dove siamo noi, e dove poi le popolazioni antiche avevano i loro templi, qui c'era un tempio dedicato a una donna, ed era Celere, la dea delle messi, per cui quassù, una città agricola, eminentemente agricola, quassù c'era un tempio dedicato a questa donna, che è la dea della fecondità, che è quella della natura, e questi giorni, questi anni, questo momento, la natura e Celere, insomma, sono molto di moda, dobbiamo preservare questa nostra natura, se no ce la giochiamo. Ecco, adesso parliamo della cripta di San Magno, questa cripta definita la Cappella Sistina del 200, come mai? Dunque, la cattedrale di Anagni fu costruita, come dicevo, su una vecchia chiesa paleocristiana esistente che fu smantellata, siamo nel 1070, quindi in pieno Medioevo, e fu costruita tra il 1070 circa fino al 1104, quando fu consacrata. E lo stile di questa chiesa è uno stile prettamente romanico, austero, forte, robusta, ed è una chiesa che prevedeva, che ha queste tre navate, e naturalmente il posto più importante della cattedrale di Anagni, insieme all'altare nelle tre navate, il presbiterio, è proprio la cripta. La cripta. Ecco, la cripta, come sappiamo, è stata definita la Cappella Sistina del Medioevo. Per quali motivi? Beh, sappiamo tutti che a Roma un certo Michelangelo, il grande Michelangelo, fece e affrescò la Cappella Sistina, e che concluse poi con il Giudizio Universale. Ecco, la cripta di Anagni fu decorata, era il luogo intanto dove erano sepolti i santi, c'è il nostro protettore, ci sono gli altri santi, ci sono due sante donne. Qui ad Anagni le donne vengono sempre venerate quando sono brave, mi piace di dirlo. Le donne sono anche oggi protagoniste di tante altre cose, la cucina, non solo, ma i figli e tutto il resto. Lo voglio dire perché meritano queste cose. Quindi la cripta, dicevo, fu affrescata fra il 1230 e il 1240. Lì sono sepolti i nostri santi,
Posso anche dire che fino al 1587 nella cripta, nell'altare di San Magno, venivano eletti il sindaco e gli assessori della città. E c'era una preghiera importante. Signore, dicevano i religiosi con il Veni Creator Spiritus, fa che i nostri politici facciano cose utili e lasciano perdere quelli inutili. C'è una dizione latina molto simpatica: utilia facere, inutilia pretermittere. Ed è una preghiera che poi si lascia. Dopo il 1580 il Palazzo Comunale costruisce una cappella dedicata a San Magno, e anche lì c'è una storia abbastanza interessante. C'erano degli affreschi, ma la storia di Anagni è molto densa di avvenimenti. Una delle cose più importanti della città è questo ciclo di affreschi della cripta. Vengono fatti questi affreschi a tre mani, ma ci sono anche poi gli aiuti che questi tre artisti avevano, ed è una cripta, direi, interessante, che viene chiamata proprio Cappella Sistina del Medioevo, perché finisce con il giudizio universale nell'abside e nell'altare maggiore, come dicevamo prima, dove poi venivano elette anche i magistrati. E le figure che così i visitatori hanno un ciclo completo di affreschi che sono così, sono improntati all'arte bizantina del periodo. Sono tre maestri, uno di questi maestri è quello più interessante, due eseguono una lezione tipicamente bizantina, artistica, di grande valore, ne ha parlato molto anche Sgarbi. E il terzo invece è un innovatore, cioè quest'artista che è chiamato poi, come dire, non abbiamo i nomi, è un artista che così presenta delle novità stilistiche. L'arte bizantina, uno presenta tutte immagini statiche, ieratiche, ferme, non c'è una storia, non ci sono emozioni. Quest'artista invece comincia a trasgredire, rimane l'assetto artistico bizantino, ma le figure incominciano ad assumere naturalezza, a esprimere sentimenti. Ecco, questo lavorerà poi a Subiaco, lavorerà a Roma e sarà quello che ispirerà, diciamo, l'arte di Pietro Cavallini, che è il più grande artista romano del 200. Andiamo ad assaporare l'enogastronomia di Anagni. Mauna, grazie per averci accolto. Intanto complimenti, hai un nome bellissimo. Grazie. Parliamo di questi prodotti locali della ciociaria, ed in particolare c'è una zuppa che è tipica proprio di Anagni. Stiamo parlando della zuppa di pane. Certo, innanzitutto benvenuti e benvenuti ad Anagni. La zuppa di pane era un piatto che si faceva con ciò che veniva raccolto durante questa stagione. Ora ci troviamo a gennaio, per cui abbiamo poi mostrato... Tra l'altro, che profumo! Sì, è buonissimo. E vi mostriamo tutto ciò che veniva usato e che raccolto soprattutto in quel periodo, per cui la zuppa contiene... Quindi il contenuto della zuppa lo troviamo qui? Lo troviamo una parte. Sì, cipollotti? Cipollotti, poi ci sono i fagioli e poi c'è la bieta, e il cavolo nero, e i broccoletti e la cicoria, che era immancabile. Eccola. Quella è una cicoria di campo che è stata raccolta e chiaramente l'abbiamo lasciata così per mostrarvela così com'è prima di essere cotta.
come detto, si mangiava ciò che offriva la stagione, per cui questi erano i prodotti di questa stagione qui. Che si accompagnava con... Quando veniva servita a tavola, chiaramente si accompagnava con il cipollotto fresco. Ma in che modo? Come veniva l'accostamento? Tagliato, veniva sporzionata nel piatto e poi servita anche a pezzetti sulla pietanza. E questo era un modo per essere mangiata, insomma, il cipollotto è buonissimo anche mangiato così a morsi, perché è estremamente nutriente, insomma, fa bene. E invece qui abbiamo un'altra tipicità, quindi abbiamo il guanciale e queste sono le zampette del maiale che venivano conservate e poi utilizzate al bisogno. In questo caso venivano dissalate, perché chiaramente il sale faceva da conservante, venivano dissalate e poi lavorate e ripassate con i fagioli, per esempio, perché davano molto sapore. Chiaramente dobbiamo considerare che la stagione fredda richiedeva anche particolari calorie. Però stavo osservando dietro le quinte che è arrivata la polenta, prego, la faccia vedere. Questo è un piatto di polenta. Un piatto di polenta con sugo di spuntature di maiale, quindi c'è la salsiccia e le costine di maiale. Il maiale era un po' il principe della cucina, perché chiaramente accompagnava tutto l'inverno. E poi invece qui abbiamo delle verdure cotte, quindi c'è la cicoria e i broccoletti che sono stati ripassati con aglio, olio e peperoncino, che poi venivano consumati insieme alla polenta fritta. Pizza di polenta oppure al pane che abbiamo qui, pane a lievitazione naturale. Pizza di polenta, per chi ci sta guardando da casa, come si fa? La pizza di polenta si fa attraverso un procedimento molto semplice: si impasta la farina di mais con acqua, oppure noi in questo caso Lamberto è molto attento. Ce lo vuole dire lei come si fa? Prego. Allora, si fa un brodo con gli odori e la farina deve essere impastata con l'acqua tiepida e poi si inforna. Quindi non è fritta? No, è al forno. Questa veniva cotta all'epoca su un mattone refrattario, veniva messo davanti al camino oppure al fuoco e, diciamo, la pizza si cuoceva in questa maniera, davanti al fuoco, lenta. Rigorosamente. E quindi prendeva anche tutti gli odori del camino e del fuoco. Ecco, prima di passare ai dolci, apriamo la parentesi salsiccia, formaggio e cos'altro? Allora, la salsiccia chiaramente era un altro metodo per conservare la carne di maiale. Quindi salsiccia essiccata? Quelle venivano essiccate, si potevano fare o di fegato oppure di carne normale. Noi queste qui non sono di fegato, sono di maiale. E poi vicino abbiamo un pecorino, che è pecorino prodotto sempre qui ad Anagni. E invece per quanto riguarda i dolci, le ciambelline al vino. Noi le produciamo con il vino rosso, con il cesanese, ecco perché hanno questo colore molto più acceso. E davanti qui, un torrone, cos'è? Una specie di torrone, bravissima, si chiama pan pepato, veniva fatto, diciamo, nel periodo prenatalizio, si consumava pressoché a Natale e veniva fatto raccogliendo tutta la frutta secca, quindi nocciole, noci, mandorle e poi anche pinoli in alcuni casi, e quello che poi offriva la terra, quindi non sempre poi si trovavano alcune frutte. Per esempio, mi è stato raccontato da persone molto più esperte di noi, anche con più, diciamo, coscienza storica, che addirittura in periodi di grande magra venivano essiccate gli ossi delle pesche e poi venivano utilizzati, perché quando non c'era un granché, effettivamente si doveva ricorrere un po' a tutto. E poi viene impastato con miele e mosto d'uva.
Però secondo lei qual è l'ingrediente magico dei piatti locali, dei piatti ciociari? Ma l'ingrediente in generale in cucina è sempre l'amore che si dà alla pietanza che si sta preparando. Questo è l'ingrediente segreto. Sono tante le tradizioni qui ad Anagni. Andiamo a conoscere gli artigiani. Cosa sono questi? Si chiamano punnenti. Di cosa si tratta? Questi sono gli orecchini tipici della ciociaria, sono l'orecchino che identifica meglio 250 anni di storia ciociara a livello di gioielleria. Questi sono gli orecchini che la donna ciociara indossava spesso in occasioni di matrimoni o la domenica a messa, ed era un modo per far capire alle donne che cosa faceva parte di una famiglia anche importante, era una forma di status. Di che materiale sono fatti? Questi io li riproduco in argento, in questo caso sono in argento ossidato e corallo mediterraneo a Barilotto, ma in origine questo orecchino era alto quasi il doppio e difatti le nostre nonne avevano sempre gli orecchini poggiati sopra la spalla. E questi quando si indossavano? Matrimoni, feste in porti paese o la domenica a messa, e rappresentava, come appunto dicevo prima, uno status. Cioè l'importanza della famiglia dove si apparteneva. Non tutte le donne potevano indossare questo orecchino, era un orecchino importante, un orecchino che dava appunto status, significa l'importanza della famiglia dove io vivevo. Il 90% delle donne purtroppo non aveva nessun tipo di orecchino, c'era un orecchino da tutti i giorni, ma era un orecchino rende molto molto semplice. Questo è un orecchino per le donne che avevano anche importanza, sono famiglie nobili, famiglie importanti o proprietari terrieri. Ecco, e lei si è interessato, affascinato a queste storie attraverso i racconti di sua nonna. Esatto. Questa signora qui, questi sono i miei nonni paterni, questa signora qui è la persona che mi ha dato lo stimolo a creare questi orecchini. Mia nonna era originaria di Torrice, il cuore della ciociaria, e quando è arrivata qui in seconde nozze, si è sposata, aveva la famosa dote, gli orecchini ciociari, la collana di corallo, però purtroppo ha trovato una situazione molto difficile qui ad Anagni e quindi ha dovuto vendere tutto quello che era la sua dote per poter far mangiare i figli di mio nonno, che appunto ha sposato anche lui in seconde nozze. Questa cosa poi mi è rimasta e ho voluto riprendere proprio l'idea, la necessità di riprodurre questi orecchini, proprio perché mi ricorda tantissimo il sacrificio che ha fatto poi mia nonna per portare avanti la famiglia. E poi cos'altro indossava la donna ciociara? La collana ciociara, la collana di corallo e l'orecchino con le foglie, che è un orecchino anche quello tipico, ma più complicato da realizzare. E basta, la donna questo portava. La donna ciociara è una donna che soffriva, perché comunque lavorava nei campi, non aveva un grosso lavoro che faceva, era quello di portare i liquidi in casa, badare ai figli e badare anche agli animali. E se rimaneva del tempo doveva anche lavorare nei campi ad aiutare l'uomo. Ci parli delle sue creazioni? Nasco come artigiano orafo, realizzo tutto quello che è in effetti l'oreficeria classica e standard, trilogi solitari, tennis, eccetera, eccetera. Ma non mi caratterizza più tutto quello che è la ricerca storica e artistica di Anagni, del paese dove appunto vivo, e di tutta la ciociaria, quindi tutto quello che è il corredo ciociaro e il gioiello ciociaro. È semplice e facile passeggiare ad Anagni e con un occhio un pochettino più attento andare a capire e vedere quei tratti e quegli elementi che magari poi mi aiutano a creare un gioiello o magari una nuova creazione.
Siamo a San Pietro in Vines, nella chiesa attualmente annessa al convitto Imps Principe di Piemonte, nella magnifica cittadina di Anagni. Anticamente questo luogo era ben noto. Pensate che già nell'XI secolo si hanno le prime attestazioni della chiesa e naturalmente del suo complesso monastico, ma dobbiamo aspettare il XII secolo per ottenere il primo nome, quello di Ruggero, dal quale deduciamo, in quanto priore di una comunità, che qui vi era insediata una comunità di benedettini. Siamo ancora lontani da Santa Chiara e da tutto quello che è la macrostoria che vedremo nel cosiddetto coro delle Clarisse. La chiesa, come vedete, si compone di tre navate ed è ancora possibile notare nell'area presbiteriale la presenza di quello che era un meraviglioso pavimento musivo in stile cosmatesco. Questo verrà parzialmente scomposto e ricomposto soltanto in quest'area durante il periodo dei Cappuccini. La storia di San Pietro in Vines è una storia molto complessa. Certo, possiamo identificare dei secoli d'oro, ovvero sia quelli che vanno dal 1255 fino al 1556, quando questo luogo, predominio delle Clarisse, era in un certo senso il secondo polo della religiosità anagnina. Da una parte la cattedrale, dall'altra invece la chiesa degli umili, San Pietro in Vines. Anagni è uno scrigno di tesori. Qui alle nostre spalle potete ammirare gli affreschi di San Pietro in Vineis. In che periodo siamo? Con gli affreschi siamo nel XIII secolo, un momento molto particolare per la storia non solo di questo complesso, ma la storia forse di Anagni e d'Italia. Pensa infatti che qua ad Anagni, quando arrivano le monache Clarisse, ancora Santa Chiara non era stata riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa. Sarà riconosciuta da lì a breve con una bolla, la Clara Preclaris. Si tratta effettivamente di un momento molto importante. La Chiesa fino lì aveva perseguitato le Clarisse. Come mai? Erano giovani donne, talune anche molto affascinanti, che andavano in giro per il mondo come poverelle a professare la semplicità e l'umiltà in un momento in cui la Chiesa era tutt'altro che semplice e umile. Ecco allora che quando giungono qua come damianite inizialmente si appoggiano alla chiesa di San Biagio, tant'è che a San Pietro in Vines non c'erano le monache, c'era infatti, noi sappiamo, una comunità benedettina di un tale Ruggero. E sarà soltanto dopo la canonizzazione di Santa Chiara, avvenuta proprio qua in cattedrale, siamo nel 1256, opera di Alessandro IV, uno dei quattro papi di Anagni, che finalmente le monache vengono poste in questo luogo, ma a una condizione molto molto dura. Non potevano più andare in giro, erano diventate da quel momento in poi, con il riconoscimento, monache di clausura. Fu sicuramente un momento molto difficile per loro, che sotto certi aspetti viene proprio celebrato qui. Ecco. Nello specifico, come possiamo vedere, questi affreschi danno un senso di veramente calore, armonia, ma cosa rappresentano queste scene? Guarda, questa è una vera e propria forma di alfabetizzazione per le monache. Noi sappiamo che appena loro giungono qua, immediatamente decidono di affrescare questo luogo. Ehi, qua, come avrai notato, siamo in una zona desunta dalla differenza di quota tra la navata centrale e la navatella laterale destra della chiesa. Quindi una zona che doveva essere deputata a tetto, sicuramente non doveva essere utilizzata come la utilizziamo noi oggi. Eppure loro cosa fanno? La chiudono, la tamponano e lasceranno una piccola porticina che non è quella da cui siamo entrati, ma è quella che vedi, c'è ancora l'architrave lapideo che ne sottolinea la posizione, e cominciano a decorare in maniera fastosa questo luogo. In maniera quasi nascosta. Esatto, esattamente. Era la loro cappella e il loro segreto che veniva tramandato da una monaca all'altra. E forse allora era questa l'armonia. Brava, assolutamente. Inizialmente lo spazio architettonico, infatti ci sono una serie di arcate, no? Con questa successione, con il finto bugnato, e poi invece si schiude il ciclo vero e proprio, è il ciclo della passione, un momento topico per i francescani e più in generale per il movimento dei pauperisti.
È il momento che più accomuna Dio, ovvero sia suo figlio Cristo, all'uomo e alle sue sofferenze. Come possiamo vedere qui alle nostre spalle, questa è la scena iconica di cui stiamo parlando. Assolutamente. Allora, questa seconda fase noi possiamo, penso, identificare almeno due fasi principali degli affreschi. Abbiamo questo primo ciclo con le 12 scene più una, che è quello della Passione per l'appunto, che non so se hai notato, visto che la dimensione è veramente molto piccola, questo perché verosimilmente vengono traslitterate da delle tavolette lignee su quella che era una superficie del tutto inadeguata in realtà. E in un secondo momento ecco che viene invece data un po' la chiave di volta, viene spiegato tutto il significato attraverso, penso, l'affresco più bello. Sull'unico foro decorato, quindi l'unico in fase con il complesso architettonico, ecco che abbiamo l'incoronazione della Vergine. Bellissimo. La Vergine Madre perde completamente la sua età. Lei è una donna, lei è la donna a cui Cristo sta dando la corona, cioè gli sta chiedendo di continuare il suo compito sulla terra, che poi era il compito delle Clarisse. In conclusione, c'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare? Volentieri. Io, come vi ho accennato, la storia di questo complesso è veramente molto lunga e molto complessa. Inizia probabilmente addirittura nell'undicesimo secolo fino ad arrivare ai giorni nostri, passando attraverso tantissimi personaggi. Però è proprio questo luogo a racchiudere forse l'aneddoto più affascinante. Questo per me è un po' la fine e l'inizio di tutto. Durante la fase terminale dell'istituzione monastica, quindi siamo nel 1800, questa zona viene utilizzata come ospedale di mendicità, quindi l'ospedale dei poveri, e proprio qui venivano messe i moribondi, venivano messe le persone che ormai non avevano più speranza. Ecco allora che lì si perde la memoria degli affreschi. In che modo? All'epoca l'unico modo per garantire l'igiene di luoghi così particolari era quello di ricoprire completamente le pareti di calce. Ecco allora che questi volti, questi colori meravigliosi vengono racchiusi dalla calce, vengono ricoperti e obliterati nel tempo. Sarà soltanto poi attraverso i secoli successivi che pian piano quei volti e quei sorrisi potranno nuovamente illuminare non soltanto San Pietro in Vinis, ma le centinaia di visitatori che ogni anno vengono in questo luogo meravigliandosene.